seniors. Compagnia di Federico Mana, pluriprimatrista mondiale, nonché docente di yoga e istruttore SSI. Federico, buongiorno. Buongiorno a voi. La domanda che ti facciamo è la seguente: da una didattica all'altra, da Apnea Academy SSI, che cosa è cambiato nel tuo modo di insegnare? Quello che mi è stato trasmesso in questa didattica è tutto l'approccio all'essere parte dell'industria subacquea. Ho capito come interfacciarmi con i negozi, con i centri subacquei, con le agenzie e soprattutto c'è tutto un aspetto devoluto all'insegnare ad insegnare che è un aspetto fondamentale per quanto riguarda i corsi di istruttori. Quindi diventare trainer in questo ambito mi ha permesso di capire come un conto è essere un apneista evoluto, un conto è saper insegnare. Per riuscire a trasmettere nel modo migliore agli allievi, la cosa fondamentale è arrivare al corso istruttori come già apneisti evoluti e in quel momento invece si impara ad insegnare, che è una cosa profondamente diversa. Per questo sei al tuo quarto libro, giusto? Sono al mio sesto libro, avete sbagliato. Ho sbagliato di due. Se ne vuoi parlare, è l'ultimo libro. Allora, l'ultimo libro è un lavoro sull'allenamento ed è un lavoro rivolto a tutti gli apneisti e a tutti gli istruttori, indipendentemente dalla bandiera. Perché l'obiettivo era riuscire a creare un qualche cosa che fornisse alle persone la possibilità di creare un proprio metodo allenante. Quello che accade è che spesso i campioni esportano il proprio metodo di allenamento, esportandolo quasi come verità, non dico assoluta, ma come verità. Io invece ritengo che si debba dare all'allievo la possibilità di fare delle misure su se stesso e quindi capire che cosa significa essere apneista e qual è il proprio punto di partenza e da quel punto di partenza individuare la via dell'allenamento. E allenarsi non significa necessariamente fare sempre un metro in più o 10 secondi in più di apnea, ma si possono allenare tantissimi aspetti. Ecco perché in questo libro ho inserito delle aree di allenamento che vanno dal tempo d'apnea all'allenamento della compensazione, alla traslazione aerea, alla tecnica, in modo tale che chiunque da 0 a 10 metri di profondità possa anche allenare la profondità, cioè la profondità intesa come verticalità. Tant'è che il progetto per l'anno prossimo è un lavoro sulle acque confinate, quindi allenare, capire le aree di allenamento sulla dinamica e sulla statica. Ultima domanda, poi ti lasciamo andare perché sei impegnatissimo. Che incidenza ha lo yoga nei tuoi allenamenti? Yoga spesso viene interpretata come una disciplina. In realtà yoga è una condizione, essere yoga. Yuga vuol dire unione e significa è quella linea di unione che attraverso una pratica ripetitiva e la creazione di automatismi ti permette di elevare il tuo grado di abilità in una disciplina. Quindi in realtà l'apnea è una forma di yoga, non è altro che una forma di yoga in acqua. Di conseguenza yoga e apnea sono due cose assolutamente che si sposano molto bene e lo yoga inteso come disciplina pura è una disciplina che ti permette molto di imparare a sentire il tuo corpo. Perché spessissimo nel concetto di allenamento, nell'apnea, ci si focalizza sul saper fare, mentre non è possibile imparare cose nuove se non si sente il proprio corpo e lo yoga aiuta tantissimo a saper sentire oltre che a saper fare. Ringraziamo Federico Mana, un saluto a tutti, un saluto al team Everblue. Team Everblue, ciao, ciao a tutti e ciao al capo del team Max.